Ben ritrovati per il TG Flash di Cronaca 4 di venerdì 30 novembre. In apertura parliamo di energie rinnovabili con la presentazione del più grande impianto fotovoltaico nella provincia della Spezia. C'era per noi Simona Pardini. Due aziende leader a livello mondiale viaggiano in coppia in città per un progetto di green economy. La ASG Superconductor della famiglia Malacalza, deputata alla produzione di bobine per la fusione nucleare pulita, avrà il tetto realizzato con pannelli solari da Enel C. Questa è una partnership importante per noi perché è una società ASG molto impegnata sul fronte dell'efficienza energetica e nel Green Power con questa esperienza ha portato avanti un progetto che ha una doppia valenza. Da un lato la produzione di energia rinnovabile, stiamo parlando di un impianto fotovoltaico da 1 megawatt, e dall'altro la possibilità di fare efficienza energetica in questo stabilimento, quindi di ridurre attraverso la produzione in loco di energia verde l'approvvigionamento da energia elettrica. La nostra città sarà madrina di un progetto altamente qualificato nell'ambito delle energie rinnovabili in una sfida futuristica che guarda alla green economy, e non a caso si locano in una città a vocazione ambientale, tanto che la famiglia Malacalza, a evidenziare la vocazione ecologica dell'impresa, pensava di dipingere di verde lo stabilimento. Il tetto fotovoltaico, primo in provincia quanto a dimensioni, si posiziona su una superficie di 7.000 metri quadrati. È stato realizzato dall'impresa Agatos per conto di Enel C a tempo di record in soli 2 mesi, per un costo complessivo di 2 milioni di euro. Noi abbiamo fatto questo sforzo di investimento, come ho detto, abbastanza significativo, diciamo supera di un po' il 1,5 milioni di lire, sia ovviamente un po' anche per coerenza, visto che stiamo lavorando nell'energia pulita futura, molto futura, ed anche ovviamente per una logica industriale, quindi di convenienza economica, quindi ha una convenienza economica fare questo investimento. Noi riteniamo di dover diffondere questo tipo di sensibilità, diciamo ambientale, ma anche e soprattutto energetica, tra le altre aziende del nostro comprensorio, perché la sensibilità che ha dimostrato ASG nel realizzare questo campo di pannelli fotovoltaici di quasi 1 ettaro, che produce circa 1 megawatt di corrente elettrica per un'azienda così energivora come loro, testimonia proprio la grande sensibilità, oltre che all'intelligenza gestionale. I funzionari dell'ufficio delle dogane della Spezia, nell'ambito di controlli effettuati al fine di verificare la regolare applicazione degli emendamenti ai fini dell'IVA, hanno contestato ad un cantiere navale il superamento del plafond per un importo pari a 5 milioni e 115 mila euro nell'anno d'imposta 2009 e 15 milioni 272 mila euro nel 2010. La contestazione dell'indebita costituzione del plafond ottenuto mediante fatture di acconto per operazioni commerciali di vendita intercomunitarie non regolarmente concluse ha portato ad accertare un'evasione di IVA per un importo superiore al 1 milione di euro nel 2009 e ai 3 milioni di euro nel 2010. Parliamo di ACAM, ve lo avevamo anticipato ieri, un assunto su quello che è accaduto nella giornata di ieri, dove i lavoratori ACAM hanno approvato con il 67% dei voti l'accordo che i sindacati hanno siglato con l'azienda il 12 novembre scorso. Il referendum, che si è svolto nella giornata di ieri con 488 voti favorevoli e 241 contrari, ha detto sì ai contratti di solidarietà al posto dei licenziamenti, ma soprattutto consente di mettere un punto fermo nel percorso in atto per la salvezza dell'azienda. L'accordo vale un risparmio di circa 6 milioni di euro all'anno per ACAM e prevede sacrifici da parte dei lavoratori. Adesso la palla passa all'azienda, alla politica e alle istituzioni, che devono attivarsi per rispettare gli impegni presi a partire dalle discariche di servizio. Parliamo di politica. In vista del ballottaggio di domenica tra Bersani e Renzi, siamo andati a sentire il parere degli spezzini su queste primarie del centrosinistra. Vediamo com'è andata. Cosa ne pensa delle primarie? Beh, è un modo interessante per affrontare i problemi politici, modo nuovo, un po' nuovo per noi italiani, ma credo che comunque abbia
una rilevanza in relazione al rapporto fra il cittadino e le persone che governano il paese o la città. E cosa ne pensa del pagamento di 2 euro per la registrazione? Se viene richiesto, io non sono un addetto ai lavori, ma penso che si venga richiesto, ci siano delle spese. È il popolo che interviene direttamente nella vita democratica. Lei ha espresso la sua preferenza? Sì, certamente. Per chi? Per Renzi. E perché? Perché è uomo giovane. E cosa ne pensa del pagamento di 2 euro per la registrazione? Ma io su quello sono un po' dubbioso, non ci ho riflettuto molto, però sono un po' dubbioso. Può darsi che sia ancora opportuno vedere, però bisogna un minimo indagare in questo senso. Cosa ne pensa delle primarie? Bene, ci devono essere, va bene così, con tutte le regole che hanno detto che ci sono, benissimo. Cosa ne pensa del pagamento di 2 euro per la registrazione? Va bene, mi pare giusto, insomma, ci sono tante spese, quindi è giusto che per 2 euro che si possa pagare, insomma. Cosa ne pensa delle primarie? Sono una buona cosa. E io non ho votato, però se io potessi votare, voterei per Renzi. E perché? Perché mi sembra che il programma di Renzi sia un programma realizzabile e sicuramente potrebbe dare qualche cosina di più all'Italia. Come metodo è la prima volta che viene confermato come un buon metodo, perché in altre circostanze le primarie si svolgevano addirittura con un solo concorrente ed è stata un po' la vicenda di Prodi, eccetera. E poi in seguito anche tra persone non tutte adeguate al ruolo per il quale si contendevano. Domenica scorsa io ho votato per Bersani. Devo dire che lo vedo come l'unico socialista, io sono ancora membro del Partito Socialista Italiano, come l'unico socialista in lizza, ma questo sarebbe ancora un po' limitativo, mi sembra più affidabile dal punto di vista di una eventuale presidenza del Consiglio. E cosa ne pensa del pagamento di 2 euro per la registrazione? Ma si può discutere se è troppo rispetto a 1 euro, ma in effetti è un altro metodo che andrebbe poi allargato, cioè quello che la politica si deve un po' sostenere da sola. E nei prossimi giorni su Rai 1 andrà in onda una fiction che avrà come protagoniste le capitanerie di porto. Sentiamo meglio di cosa si tratta. La fiction è una fiction interamente dedicata ai compiti istituzionali del corpo delle capitanerie di porto. È ambientata nell'arcipelago toscano, più precisamente quasi interamente all'isola d'Elba. Interverranno anche personale del capitanerie di porto in servizio con Pomare Portoferraio. È molto interessante in quanto spiega i compiti principali della Guardia Costiera, quindi i compiti operativi. Sono 12 puntate da circa 100 minuti l'una e andranno in onda da domenica 2 dicembre, quindi da domenica prossima. Chiusura allo sport in attesa del match di domani dello Spezia che tornerà in campo ad Empoli per ritornare al successo, una vittoria nelle ultime 8 gare. In società se ne va l'ex amministratore delegato Giuseppe Spalenza, che ha rescisso consensualmente il contratto con la società Aquilotta nelle scorse ore. Vediamo il servizio di presentazione della prossima sfida. Vigilia di campionato per lo Spezia, che domani alle 15 affronterà lo stadio Castellani l'Empoli per ritrovare se stesso. La squadra di Serena nelle ultime 8 partite ha vinto solo una volta, il 3 novembre scorso al Picco con il Crotone, e per recuperare terreno in classifica in Toscana serviranno i 3 punti. Saranno più di 300 i tifosi che seguiranno gli Aquilotti nel prossimo impegno, nella speranza di poter tornare a festeggiare un risultato positivo. L'Empoli di Sarri, dopo un inizio negativo, 9 gare senza vittorie, nelle ultime 6 giornate ha ottenuto 15 punti ed ora si ritrova ad un passo dalla zona playoff. Serena sembra orientato a riproporre lo schieramento di una settimana fa a Cesena, confermando il 4-3-1-2 con Jacobucci tra i pali, la linea difensiva composta da Madonna, Schiavi, rientrante Benedetti e Garofalo, a centrocampo Porcari, San Marco e Bovo, in avanti Di Gennaro alle spalle di Sansovini e Antenucci. Intanto Goia
Milan dopo la maxi squalifica susseguente al match con la Juve Stabia è sempre più un separato in casa. Per lui si prospetta un possibile ritorno in Scozia ai Glasgow Rangers. Ora le previsioni del tempo per la giornata di domani. Al mattino nuvolosità variabile con possibile miglioramento, nel pomeriggio con qualche schiarita. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7 e una massima di 14 gradi. È veramente tutto per questo appuntamento con l'informazione. Ci ritroviamo la prossima settimana per una nuova edizione del TG Flash di Cronaca 4.it. Arrivederci.